che stanno affrontando questa prova sotto la neve ed anche perché il percorso di questa 10 km femminile si discosta leggermente da quello delle gare precedentemente disputate ed affronta la salita più impegnativa, quella detta dell'acquedotto, e la Desderi fa segnare il miglior tempo. Prova! D'ora in avanti non so, vediamo oggi, speriamo che vada bene poi. Sono condizioni di neve fresca, ti aggradano? No, è uguale. In bocca al lupo. Slancio con il quale è riuscita a partire e a mantenere questa leadership parziale che ancora conserva dopo una trentina ormai di passaggi, sarà conservato anche qui. No, non ce la fa, e in questo momento la Desderi è con le nostre atlete. La Paruzzi sta avvicinandosi a questa verifica che è, vi dicevo, dopo una salitella che per le ragazze è più impegnativa forse che non per le altre. Ha segnato il miglior tempo la Paruzzi. Chilometri, non c'è nulla da dire, anche oggi vedremo che le migliori atlete, e sicuramente tra le quali anche qualche italiana, vincerà Vicenda, alla linea Santini. Scusami se interrompo, non lo vorrei fare mai, ma Manuele Vicenta sta per presentarsi alla partenza, mentre ora assistiamo sul teleschermo al passaggio al chilometro 600 e la Opitz della Germania, tornati a visitare nel controllo il primo, quello del chilometro e mezzo, chilometro e 600 metri, mentre sta per partire con il pettorale 50 Marianne Vlasveld. Ci avviciniamo al momento del via di Stefania Belmondo, che vi ricordo H. La squadra cecoslovacca sta tentando di risalire un po' la china dopo aver fornito delle ottime prestazioni fino ad un paio di anni fa, poi un calo. Non se lo schermo, ecco Stefania Belmondo nel riquadro che sta per prendere il via. Auguri. Con lei corrono le speranze di chi ha a cuore le sorti del fondismo italiano, in modo particolare di quello femminile, che se dovrà mai scorrere, auguriamoci di no, e significa che l'atleta si piazza nel posto in cui va a indicare. Ecco, in questo istante il 2 è seconda per ora ed è rimane seconda. Quindi va bene a tecnica libera, se nevica o non nevica, con il ghiaccio, con la pioggia, non ha ostacoli. Assistiamo ora al primo controllo di Manuela Vicenta, chilometro e 600 per Manuela Vicenta, è in vantaggio, miglior tempo per Manuela Vicenta, non usiamo accenti troppo euforici, in quanto devono essere una svedese, una ragazza che ha come palmarès un settimo posto alle Olimpiadi nella 5 km a tecnica classica, un ottavo posto nella 10 km sempre classica e un decimo posto, come lo collocheresti, considerate le condizioni della pista? Sì, diciamo che è difficile adesso poter fare un giudizio di come sia questo tempo, in quanto lei col numero 5 praticamente, in modi che ci saranno molte atlete che riusciranno a far meglio. Vediamo ora intanto la Kümmel, che infatti dà già 27 secondi di distacco alla Savolainen, abbiamo detto una giovane fuoriclasse sovietica di cui abbiamo parlato, un atleta che probabilmente non ha ancora espresso il massimo del suo potenziale, che crescerà anche nei prossimi anni, purtroppo per noi dobbiamo dire, ma sportivamente bisogna ammirare la performance della Vialbe, che sta avvicinandosi al controllo del chilometro e 600 metri, quindi il primo, dopo una partenza che avviene in un punto di difficoltà, come vedete in salita, e realizza come era previsto il miglior tempo, 6 e 2 per la Vialbe. Andiamo e 20, 6 e 2 punti di vantaggio su Manuela Vicenta, al terzo posto la Igorova, la Belmondo è quarta con 9 secondi e 2 decimi, quindi attendiamo ancora poche atlete, la Vranchikova e la Vestin, per considerare definitiva questa classifica per quanto riguarda i piazzamenti alle spalle della Vialbe. Ti aspettavi un vantaggio maggiore dopo soli 1 km e 600 metri, Nones? Beh, diciamo che 6 secondi veramente presto, speriamo un futuro prossimo anno all'Olimpiadi. Auguroni, in bocca al lupo Elena, grazie, linea Giacomo Santini. In tempo per assistere al passaggio di Emanuele Vicenta al controllo del chilometro 4800, la Vicenta vi ricordo seconda al passaggio e prima ora seconda al passaggio del chilometro 6, prima in questo momento naturalmente al chilometro, anzi di azzittà con il controllo al chilometro 4800, dove Manuela Vicenta, italiana, sta detenendo il tempo migliore, 13 e 31 davanti alla sovietica Tikhonova. Attenzione,
Vediamo che il tempo di Stefania Belmondo ancora è leggermente superiore a quello della Dicenta, e a destra il numeretto ci dirà che va a piazzarsi al quarto posto per Stefania Belmondo, esattamente come al passato, non al solo del valore di questa atleta che già conosciamo, ma del rapporto attuale a metà percorso fra la grande favorita e le principali aspiranti a porsi alle sue spalle in questa 10 km a tecnica libera. Elena Vialbe, con un vantaggio evidente sulle altre, farà sicuramente il miglior tempo con 8 secondi e 2 decimi di vantaggio su Manuela Dicenta. Siamo, vi ricordo, a metà secondi, forse ce la fa 25-26, per pochissimo va alle spalle della Desderi. Il pochissimo è un decimo di secondo, davvero. Più di 8 secondi la Dicenta, questo sicuramente è un buonissimo segnale, perché la Dicenta tiene duro, a meno che non gli capiti qualche grossa crisi, ma sicuramente tiene duro fino alla fine. E gli 8 secondi, Franco, non sono poi molti. Abbiamo visto intervenire nonne su una situazione promettente per il finale, sul quale ci concentreremo subito. Sì, cioè, direi che dal quarto al settimo al posto sono veramente dentro una manciata di secondi, e tutto può succedere nella seconda metà gara. Mi sembra in tutti i modi che la Vialbe farà sicuramente il miglior tempo, scusami Franco. Esatto, 49 secondi, dentro avanti. Mi sembra in tutti i modi che la Vialbe attuale debbano ancora giungere le massime favorite, ma è già un tempo piuttosto importante, in quanto da 45 secondi di ritardo alla Frost, 49 alla Januskova. Ma Opit è una atleta, intanto vediamo la Tikhonova che sta tentando di ridimensionare la Opit e potrebbe anche farcela, è a un passo dal traguardo, e infatti per 4 secondi e 3 decimi fa meglio della Opit. Attendiamoci traguardo per segnare il miglior tempo a meno di mezzo minuto. Esattamente mezzo minuto in questo istante per Manuela Dicenta, che ora è a una ventina di metri dal traguardo, sta interpretando con grande potenza un passo spinta alternato con delle spinte appunto di pattinaggio autentico. È la caratteristica tecnica della gara di oggi. Manuela Dicenta è ancora in grado di realizzare il miglior tempo, è ad una decina di metri al traguardo, ma non ce la farà probabilmente per pochissimo. Dietro alla Tikhonova per pochissime seconde in questo istante, seconda per un secondo e sette decimi. Davvero non sembra contenta Manuela, nonostante la bellissima schermidore, per sottrarsi al controllo del personale che giustamente cerca di mantenere i cronisti lontani dagli atleti. Ma noi vogliamo offrirvi, cari telespettatori, anche le fresche espressioni non solo della corsa ma anche delle protagoniste in questo caso. Sta arrivando la S, che vedete ormai al quarto posto in questa 10 km, vorrei che fosse Nones a sottolineare la prestazione della Dicenta in questo momento per sopraggiungere sul traguardo, e la Belmondo è stata scoperta in un certo senso dalle nostre telecamere in quanto era in un pacchetto di avversarie. Stefania Belmondo sta realizzando un tempo piuttosto alto, ci sembra, se il cronometraggio ed è così è riferito a lei, e va a piazzarsi al quinto posto per Stefania Belmondo, 15 secondi erotti di ritardo. Che è la più forte del mondo. Seguilo un po', sia ha vinto la medaglia d'oro, sia costretto al bronzo, vincerà anche oggi, cosa dice? Sicuramente, credo. È sicuro, Francitane, ti suggerirò il tempo. Attenzione, 28-24, 28-25, nettamente il mio tempo. Chiedo una valutazione per cortesia a Stefania Belmondo, 40 secondi. Ha dato ben 40 secondi sulla Tikhonova, quindi una gara meravigliosa. Per quanto riguarda il legittimo tifo che facciamo per Manuela Dicenta, che la veste in seconda in questo istante ed è a 15 metri dal traguardo, è un'insidia reale a questo punto. 28-47, ancora seconda, e potrebbe addirittura insidiare l'argento. Grande finale della Vestine, avevo ragione a dire che dovevamo aspettare prima di giungere fino in fondo, e la Vestine va al secondo posto.